Ok. Succederà qualcosa. Aia, mia cara, grazie per essere venuta. Con il grande Cesare è andato tutto bene. Bene, mia regina. Presto sarete nuovamente sul trono. Sì. Devo chiederti un favore, però. La tomba. Credo che Cesare meriti l'onore di rendere omaggio al fondatore del nostro regno, Alessandro il Grande. Volete stupire la vostra nuova fiamma? La tomba è sigillata, vero? Già, ma per volere di Gaia, non per il volere del re. Durante i primi giorni del regno di mio padre, un terremoto ha bloccato l'entrata. Forse conosci la zona così bene da poter trovare una via secondaria per entrare. I sotterranei. Vorresti entrare da sotto? Beh, potrei farmi strada tra le cisterne e i canali sottostanti, risalire e tentare di aprire un passaggio nella tomba. Sarebbe la soluzione migliore, ma mi sembra un azzardo. La sorte favorisce coloro che la ignorano. Perlustrerò l'area intorno alla tomba e troverò un modo. Eccellente, ne sono lieta. Ok, raggiungi l'ingresso della tomba. Ok, Faccio un vediamo un controllo po'. per sicurezza. Come? Ci insulti? Abbiamo provato. Lance spezzate. I romani le hanno provate davvero tutte. Avevano ragione. Da questa parte non si passa. Il terremoto deve aver alterato la struttura. Vediamo altro. Ah, ma guarda un po'. Questo muro sembra meno compatto. Ci deve essere un passaggio sotto. C'era un modo. Ok, andiamo di qua. È ancora più stretto che nelle caverne a ovest di Siwa. Eravamo più piccoli allora. Ok, vediamo un po'. Un attimo esplorare per bene. Ora che si fa? Allora, vediamo un po'. Dovremo attraversare le fogne. Nessuno ha mai avuto il coraggio di tuffarsi nelle acque dell'Ade. Lo faremo noi. Torniamo giù. Allora, vediamo un po' dove andare. Ok, così riprendo un attimo il fiato. Abbiamo fatto da quest'altra parte. Era grosso quel coccodrillo, che la sua anima riposi in pace.
Io non ho visto nessun coccodrillo, però. Era ora che arrivassi. Ti guardavo le spalle. Non solo quelle. Ok, sembra che siamo giunti alla tomba. Allora, vediamo qua. Incredibile. Spero che alla mia morte farei fare un sarcofago simile anche a me. Tutto quello che vuoi, amore. Si dice che il suo sarcofago sia colmo di miele. Aiuta a preservare il cane. Incredibile. Promettimi che mi seppellirai con la mia lama, così potrò difendermi nei campi dei giunchi. Prometto. Questi simboli alla base si riferiscono a Siwa, la cripta e lo scettro in mano ad Alessandro. Amon in un campo di alberi, laddove un globo inciso tocca il suo scettro. Da uomo a re, da re a Dio. Un globo inciso. Che ne è stato del globo che ti ho dato? L'ho dato ad Apollo d'Oro. Lui ama queste cose. Dovremmo far entrare gli altri. Io continuo a guardare in giro. Con gli affreschi sul muro. Arriviamo, la Peppa. Immortalis. Il bastone che ha tra le mani, quei simboli. Lo venero sin da quando ero ragazzo. Vi somigliate? Ho pianto ai piedi della sua statua a Roma. A 30 anni era il dio di un impero senza alcun confine. Cosa ho fatto io dei miei 5 decenni di vita? Dei, aiutatemi! Io e te insieme faremo anche meglio di Alessandro. Sì. Quando è che la regina smetterà di impressionare Cesare e comincerà ad impressionare noi? I nostri bisogni sono i suoi. Sa quel che fa. Mio Cesare! I nostri emissari sono stati catturati al presidio a sud di Alessandria. I soldati parlano di un atteggiamento ostile. Catturati? Così agisce Tolomeo? Manderò le mie guardie. I soldati greci hanno più libertà di quelli romani in città. Mia regina, risolveremo noi la questione. Flavio, vieni. Guarda. Abbiamo trovato il grande re. Visioni e movimenti calcolati funzioneranno meglio. Ok, andiamo. Se affronterai l'esercito di Tolomeo, vorrei essere al tuo fianco. Potrei distrarre i soldati con una rissa. Buona idea. Io andrò alla ricerca degli emissari. Ok, siamo entrati qua dentro. I motivi